Un po' di leggerezza ci aiuta ogni giorno. Eccoci insieme. Almanacco Oroscopo 26 maggio. Ciao da Mauro. Oggi è San Filippo Neri, il fondatore dell'oratorio, protettore dei fanciulli. Nasceva oggi il conduttore italiano per eccellenza, il presentatore Mike Bongiorno. Era nato il 26 maggio nel 1924. E oggi nasce un cantante, un musicista, anche attore molto bravo, Lenny Kravitz, nato il 26 maggio nel 1964. E la frase di oggi è proprio di San Filippo Neri, dice: state buoni se potete. L'oroscopo è arrivato, i 12 segni in questo 26 maggio. Ariete, cercate di concentrarvi su ciò che vale la pena di essere veramente vissuto. Lasciate perdere le cose superflue, non impuntatevi su questioni che alla fine, stringi stringi, vi lasciano con un pugno di mosche. In questo momento vale di più il buon accordo con la persona del cuore che qualsiasi altro tesoro. Toro, continua quel certo favore delle stelle che può fare della vostra vita un piacevole essere nel mondo, con emozioni da vivere e gustare fino in fondo. Potrete apprezzare anche i piccoli gesti, le sfumature, tutto ciò che vedere o toccare si intuisce. Godete di questi attimi, prendeteli come una rara fortuna. Gemelli, ciò a cui tenete è ormai a portata di mano. Di sicuro non potrà più sfuggirvi. Non l'avrete oggi? Pazienza, ma ormai avete la netta sensazione che sarà domani al più tardi. Sull'onda di questa veritiera sensazione avrete ottimismo, dimostrerete allegria e gli altri vi ameranno. Cancro. Il vostro umore dovrebbe cacciar via senz'altro quel certo residuo di pessimismo e voglia di isolamento che in voi sono un po' connaturati e che negli ultimi tempi hanno spesso fatto capolino. Apritevi senza riserve, appoggiatevi al partner, confidatevi con gli amici. Splendida la salute. Leone, lieve battuta d'arresto per voi. Non che le cose vadano male o che le stelle vi siano contro, semplicemente dovrete rallentare il ritmo dei vostri desideri e, più importante, quello delle vostre azioni. Datevi e date anche agli altri l'opportunità di tirare un po' il fiato, poi riprenderete con nuova lena. Vergine, un po' di nostalgia e, perché no, una certa malinconia segnerà probabilmente questa giornata un po' strana per voi, un po' fuori registro. È come se, spossati da uno sforzo troppo prolungato, il vostro corpo e la vostra mente si rifiutassero improvvisamente di impegnarsi oltre. In pratica, sarà un recupero naturale. Bilancia. Si impone una pausa, non tanto nel vostro lavoro a cui lo stop viene dato dalla festività, dalla domenica, quanto nella vostra mente. Dimenticate, anzi cancellate i pensieri che la tengono impegnata, scacciate le preoccupazioni, rilassatevi. È un atto di forza che dovete compiere su voi stessi se davvero volete stare bene. Scorpione, non tutte le ciambelle riescono col buco. Avete presente questo antico proverbio? Bene, oggi ricordatelo se volete darvi ragione di un qualcosa che non andrà secondo i vostri piani. Sappiate accettare le contrarietà con un pizzico di umorismo ed eviterete qualsiasi dramma. Il partner è dalla vostra parte. Sagittario, ciò che più vi potrà sconcertare in questa giornata sarà un certo atteggiamento degli altri nei vostri confronti. Possibile che non capiscano ciò che a voi sembra tanto chiaro? Ebbene sì, difatti le cose non sono come voi pensate. Provate a riflettere, ve ne renderete conto e potrete aggiornarvi. Capricorno, buona la salute, buona la forma. Questo è importante per sgomberare il campo da certi pensieri che a più di uno di voi, specialmente se della prima decade del segno, hanno iniziato a frullare in testa. Ciò stabilito, riguardatevi ma non ritenetevi convalescenti. Fate moto, fate sport, divertitevi con giudizio e cominciate a pensare alle prossime ferie. Acquario, ottime stelle per voi. Tradotto in pratica, indicano energie in quantità, voglia di divertirsi adeguata. Non ponetevi limiti che non siano quelli dettati dalla normale prudenza. Tutto vi sarà concesso. Quelli di voi che praticano agonismo avranno alte possibilità di affermazione. Con il partner, nessun problema. Pesci, buone stelle anche per voi che potrete trovare gratificazioni soprattutto in campo affettivo e sentimentale. È il momento per cucire o ricucire certe relazioni, per confidare il proprio amore e anche le proprie pene alla persona del cuore, sicuri di essere se non altro compresi. E i singles potranno osare.